Buongiorno, è troppo tempo che non facciamo un video lookbook di outfit per la settimana e tra l'altro non ne abbiamo uno in versione estiva, per cui quale momento migliore se non questo quando finalmente l'armadio è in ordine, è rimasto in ordine per la settimana. Io sono senza parole, non so più come esprimere il mio entusiasmo perché finalmente ho fatto un decluttering che ha funzionato, signori, ha funzionato. Tra l'altro, questa settimana ho trovato due altre cosine molto intelligenti per l'armadio che mi stanno aiutando a risparmiare spazio e a tenere le cose più in ordine e sono esattamente queste. Guardate qua che meraviglia! Sono tipo quei piccoli hack che si vedono su internet per fare ordine e recuperare spazio nell'armadio e direi che funziona alla grande. Questa cosa qua per me sembra una trovata di quelle allucinanti, ma in realtà è un aggeggio che si usa da un sacco di tempo. E guardate qua, quattro paio di pantaloni su una sola gruccia. Ah, che fatica, sono pesantissimi tra l'altro. Ho risparmiato un bel po' di grucce e ho recuperato un sacco di spazio e sto riuscendo a mantenere l'armadio in ordine. Anche perché ho fatto anche un po' di shopping. Avete visto, vero, il video di unboxing? Se no, ve lo linko qua sotto, andatelo a vedere. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di outfit estivi. Oggi finalmente sembra estate, infatti mi sto tipo squagliando. Sto morendo di caldo, amici. Io sono tipo una persona che soffre un sacco le temperature altissime. Sto contando ormai i giorni all'autunno, però non voglio disperarmi e soprattutto non mi voglio ridurre ad indossare outfit banali come faccio tutte le estati, perché mi faccio buttare giù dal caldo e non mi viene voglia di indossare niente di particolare. Infatti, così è andata la settimana scorsa, ho indossato praticamente non stop, alternati, un paio di pantaloni neri, un paio di pantaloni beige, che sono i più leggeri che ho nell'armadio, e un top beige e un top bianco. Questi sono stati gli outfit che ho girato durante la settimana e praticamente lavavo uno, usavo l'altro e così via. Ma non voglio più farlo e la settimana che sta per arrivare mi voglio vestire in modo un pochino più ricercato come d'abitudine per rendere anche l'estate una stagione stylish. Allora, passiamo agli outfit della settimana. Di cose particolari da tenere a mente, da fare questa settimana, ce ne sono parecchie, ma va bene così, anche perché la settimana scorsa non ho fatto niente. E quindi abbiamo una giornata di sopralluoghi, una giornata in cui alla fine della giornata, dopo il lavoro andrò ad un concerto, per cui dobbiamo trovare un outfit super bello, anche perché il concerto è di Top Model. E poi venerdì, vabbè, comincia un weekend da matti, sarò fuori tutto il weekend a partire da venerdì sera, quindi dobbiamo preparare degli outfit super carini perché si va anche in montagna, si va anche a fare dei lavori di recitazione, dobbiamo andare a fare delle prove per uno spettacolo che dobbiamo mettere in piedi. Sono super entusiasta, sono super entusiasta. Allora, partiamo con il lunedì. Il lunedì farà caldo, me lo sento perché oggi è domenica e si sta morendo. Ma il lunedì io ho questa cosa, mi devo presentare in modo elegante, curato, pulito, ordinato e tutti gli altri aggettivi che vi vengono in mente. Per cui in inverno il must è la camicia bianca o il maglione in cashmere plain senza troppi fronzoli. In estate invece andiamo per questo top molto carino, molto elegante, con queste foglioline nere. Guardate qua il dettaglio bellissimo. Più un paio di pantaloni bianchi e questi sostituiscono la nostra camicia bianca. Questo outfit mi dà subito l'idea di fresco
mi fa proprio mettere in mood lavoro fin da subito, anche perché questa settimana che sta arrivando dobbiamo spaccare, dobbiamo proprio dare il massimo, c'è un sacco di lavoro da fare, non ci possiamo permettere di poltrire. L'outfit numero 2 invece si ispira alla giornata di sopralluoghi. Allora, quando andiamo in sopralluogo bisogna essere comodi, allo stesso tempo eleganti e dare anche una parvenza di serietà. Per l'occasione abbiamo un paio di pantaloni neri. Questi sono dei pantaloni semplicissimi in cotone, ma sono leggerissimi, sono un cotone super leggero, e anche se neri sono perfetti per l'estate. Questo pantalone qua lo vorrei abbinare a qualcosa di altrettanto leggero e altrettanto presentabile, per cui credo proprio che andrò per questa camicina qua. Non è il top beige di cui parlavo, quello di cui parlavo è questo che ho indossato la scorsa settimana, ma che mi obbligherò a non indossare quella che sta per arrivare. Ok, allora abbiamo l'outfit numero 2. Ovviamente per le scarpette lo state vedendo qua, anche perché in questo momento qua, se devo pensarci, sì, penso proprio che metterò le Spandrillas, che sono le scarpe più leggere e più comode e più estive che ho nell'armadio. L'outfit numero 3, che non so se lo indosserò mercoledì, perché forse il sopralluogo è mercoledì, lo indosserò un altro giorno della settimana. Allora, abbiamo questo top, che ovviamente avrete visto nel video di unboxing saldi che ho pubblicato la scorsa settimana. Questo toppettino qua penso proprio che lo abbinerò a questa gonnellina, perché richiama il rosino che c'è dentro la gonnellina. Perfetto, così se non lo indosso durante la settimana con un paio di jeans, lo indosserò nel weekend con questa gonnellina. Vedremo. Mi do un attimo di spazio per inventarmi gli outfit il giorno stesso in cui li indosso. L'outfit numero 4. Vorrei fare un secondo outfit coloratissimo con questi pantaloni fucsia, ma per rendere l'outfit fresco e pronto per l'ufficio ci abbinerò questa magliettina plain bianca e un paio di Superga bianchissime, no, non sono più bianchissime, sono tipo nere, le devo lavare, ma faremo finta che siano bianchissime. E abbiamo anche l'outfit numero 4. L'outfit numero 5, un altro outfit colorato, di nuovo fucsia e bianco, ma al contrario, quindi sotto bianco, sopra fucsia. E questo sarà un altro outfit office ready, anche perché questi pantaloncini bermuda sono abbastanza lunghi e abbastanza presentabili per l'ufficio. Non andiamo con pantaloncini o minigonne in ufficio. Questa minigonna qua, ad esempio, non è adatta per l'ufficio, non so, cioè, nel senso, capiamoci, se lavorate in un ambiente dove siete tutti giovanissimi e vi vestite un po' come capita, allora sì. Se invece siete in un ufficio dove c'è un contesto un pochino più serio, non è proprio adatta. Abbiamo 5 outfit, adesso dobbiamo trovare un outfit per il concerto di Tom Odell. Tra l'altro mi voglio vestire super super dreamy, perché saremo al Vittoriale degli Italiani, nel teatro esterno, nell'anfiteatro, dove è davvero spettacolare, un posto bellissimo, super sognante, e sentire Tom Odell lì sarà veramente bellissimo, per cui devo trovare davvero un outfit stupendo. Mi voglio ispirare al posto, che è molto elegante e allo stesso tempo è romantico, quindi mi vengono in mente due
possibili outfit, ma vorrei capire se possono funzionare. Allora, abbiamo questo qua, che tra l'altro potrei sfruttare anche per fare un video lì, perché questo non l'ho ancora filmato in un reel. Adesso lo proviamo. E poi avrei questo che ho usato e strausato, questo vestito bianco, è bellissimo. O forse potrei chiedere qualche cosa in prestito a mia sorella, ma per ora sfrutteremo forse questi due. Adesso lo proviamo, comunque penso che sarà lui, è troppo bello. Infine, non avevo tirato fuori a caso questo outfit, questo è un vestito lungo e sarà la versione estiva del Casual Friday. Questo è un vestito che ho comprato la primavera scorsa, cioè del 2022, da H&M. È stato uno dei primi acquisti colorati che mi hanno cominciato a portare verso l'esplosione di colori che sto vivendo in questo momento. E lo amo tantissimo. Infine, dobbiamo trovare degli outfit per la montagna, ragazzi. Allora, per la montagna, a me i miei cugini mi prendono sempre in giro perché io in montagna ci vado in modo molto ricercato, non mi vesto quasi mai da montagna, ma anche perché è una montagna un po' più alla mano, alla portata di tutti, easy da raggiungere, per cui probabilmente metterò qualche cosa di tempestato di fiori che ci sta bene anche con un paio di scarpe da ginnastica. Questa è una bellissima tuta in lino. E poi qualcos'altro tipo di questo tipo qua, un top davvero bello in cotone con un paio di pantaloncini in jeans, che insieme ad una cinturina giusta sono l'outfit perfetto per rilassarsi in montagna, per andare a fare una passeggiata, raccogliere foglie, foglioline, fiori. Infine, dovremmo cercare un outfit di riserva per l'uscita di venerdì sera. Tiriamo fuori un outfit che va sempre bene per le uscite. Questo qua è perfetto per il venerdì sera estivo, ma elegante e anche un po' sexy, e con le scarpe giuste può essere super ricercato o un pochino più low profile con delle scarpe da ginnastica. Direi che è tutto per questa versione estiva di lookbook degli outfit della settimana. Fatemi sapere voi che cosa state indossando in questo periodo, perché io mi sento, anzi mi sentivo di non avere abbastanza outfit per l'ufficio, ma a quanto pare ce li ho, basta solo riorganizzare le idee e adesso mi sento prontissima ad affrontare la nuova settimana. È tutto per questo video, io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, vi ringrazio di essere passati di qui anche questa settimana, ci vediamo la prossima con un nuovo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!